Nelle Marche, chiusi al pubblico con divieto d'accesso, spiagge, parchi, parchi gioco e giardini pubblici. Uso della bicicletta e spostamento a piedi consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche, lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari. Lo stabilisce l'ordinanza numero 10, firmata dal presidente della regione Luca Ceriscioli, che dispone ulteriori provvedimenti restrittivi nell'ambito dell'emergenza coronavirus. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria, passeggiata per ragioni di salute o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione e deve essere svolta individualmente. Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone, l'ordinanza impone anche delle limitazioni previste nell'articolo 2 per l'apertura degli esercizi commerciali di alimenti e bevande posizionati nelle aree di servizio di rifornimento di carburante. La somministrazione è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali, limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie. Non è consentita invece nelle aree di servizio e rifornimento posizionati nei tratti stradali che attraversano centri abitati. L'ordinanza resterà in vigore fino alle ore 24 del 3 aprile prossimo. I distributori rimangono aperti su autostrade e superstrade e nelle aree extraurbane ad uso esclusivo di autotrasportatori merci che per lavoro hanno bisogno di un punto di riferimento, non per creare assembramenti di cittadini. Nei centri abitati comunque tutti i bar dei distributori restano chiusi. Per i negozi di vicinato una stretta sugli orari dalle 8 alle 20, questo per facilitare i controlli e fare in modo che vengano utilizzati correttamente, seguendo le regole, evitando appunto i contagi. Per quanto riguarda l'ordinanza, parte dalle ore 00 del 21 di marzo, chiediamo a tutti quanti di rispettarla, perché rispettando l'ordinanza diamo il miglior aiuto alle strutture sanitarie. Sono impegnatissime con chi ha la malattia, con chi ha bisogno di essere curato, non possono avere altri malati e noi possiamo dare una mano rispettando le regole, non ammalandoci, non estendendo il contagio.